Buon pomeriggio a tutti, siamo qui oggi con il terzo e ultimo appuntamento che chiude la trilogia delle visite ai luoghi dei delitti. Siamo a Castelletti di Signa, praticamente abbiamo appena parcheggiato la macchina e siamo praticamente nella strada principale che si è in via di Castelletti, quella è la Villa Castelletti, la famosa villa di cui si è parlato tanto in merito a questo delitto. Quindi oggi il nostro appuntamento, esame balistico con zio Pietro Blasco Dei, tratterà solamente il delitto di Signa. Comunque rimane il delitto importante, lì che il 21 agosto 68 cominciò tutto, del quale si è parlato tantissimo, che ha stabilito anche le difficoltà successive per gli inquirenti, per poi cercare di trovare la pista giusta. Nulla, praticamente vedete l'affluente del fiume Vingone, qui praticamente c'erano due modi per entrare all'epoca, uno praticamente venendo da questa strada si poteva girare qui e là in quell'altro ingresso dove ora noi ci rechiamo. La coppia Locci e Lo Bianco infatti si recò sul luogo a 150 metri dall'inizio di quel punto. Io sono già. Esattamente, Questo è l'affluente del torrente Vingone. Ma in questo caso, anche in questo caso, il fiume non c'entra niente con una via di fuga qua. Qui si sta parlando di tutta un'altra dinamica, era il primo delitto. Al limite ci si era messo a pisciare o a cacare mentre aspettava il mele che tornasse a portare Natalino. Io qui ci sono già stato, premetto, quindi portai un altro mio amico che aveva una rocca da 20 metri per misurare i 150 metri precisi, praticamente. I 150 metri precisi dove parcheggiò la Giulietta, quindi erano io. Io mi ricordo i riferimenti, me lo ricordo, perché c'è lo spiazzettino che conduce all'altra strada. È anche cresciuta tanto da marzo quell'erba, io non me la ricordavo così. Vedete, la strada dissestatissima. Qui stiamo percorrendo praticamente il sentiero. Sì, effettivamente qui a piedi veramente c'è tutto una cosa assurda. È difficoltoso, perché ora noi ci teniamo proprio sulla sinistra e come quella al 150° metro io riconosco il posto, me lo ricordo perché c'è una transenna abbandonata buttata giù e c'è anche una specie di piazzoletta che ti conduce alla strada che fece Natalino. All'epoca era tutto collegato, cioè dopo vedrete la differenza fra questa strada e vedrete la differenza fra la strada oggi che avrebbe percorso che no, che aveva percorso Natalino. Qui veramente è Ovviamente una. le anne continuano a crescere, ci sono Sì, ancora però. famose canne. Sì, però ricordiamoci che. Queste erano le case dove poteva benissimo andare lì Natalino, la Villa Castelletti sullo sfondo, invece scelse di andare praticamente laggiù. Qui noi stiamo continuando a percorrere questo sentiero tortuosissimo, che all'epoca invece era percorribile in macchina. Ecco, sto per cadere. Siamo fino al 150° metro. Cazzo, com'è difficile. Posso arrivare con qui? Sì, infatti, no, mi metto di lato perché qui non è possibile camminare. Guarda, c'è della terraglia assurda che io non ricordavo a dicembre. Venni a dicembre, era un pomeriggio molto freddo quella volta. Allora, ancora è presto per arrivare al 150° metro. Qui vedete dei fiorellini gialli che io a dicembre non avevo visto. Per esempio, Leandro, io da qui camminando qui con lo Zanetti l'altra volta si vedeva l'acqua, invece ora no, questi fiori sono cresciuti. Eppure sono passati solo 4 mesi. A quei tempi c'erano delle canne molto alte, in quel punto lì, in questo punto dove ci sono questi fiorellini gialli. C'erano le canne molto alte, vedete le foto dell'epoca, praticamente vi renderete conto. Allora, non manca molto. Qui c'erano le canne anche qui. Infatti vedi, sono tutti dei buchi di canne, quindi vuol dire pesca. Sì, no, ma lì al lato del Volendo. Vingo, cioè non si, chi veniva in macchina qui a infrattarsi non vedeva il fiume, che a momenti non si vede neanche qui, bisogna proprio andare a sporgerci. Qua, capito? Ancora un po'. Oggi sulla vedi segnale non dovremmo averne. No, si spera di no. No, io sono, siamo a Signa. Mi sto smerdinando le scarpe. Ma no, qui è veramente assurdo. Dopo. Mi fa schifo che si muove. Allora, Dove vai a spezzare? ancora c'è l'ultimo pezzo. Sì.
l'ultimo pezzo. Ecco, allora praticamente la Giulietta era messa qua, qui, con il muso in là, ovviamente. Mi ricordo benissimo perché ora la transenna l'hanno tolta, ma c'era quel cartello lì, c'era questo cartello qua l'altra volta, me lo ricordo bene. Qui c'era la Giulietta dello bianco. Sì, anche la foto dell'epoca c'è la Giulietta rivolta in sì, qua. C'ha il muso in là, ovviamente, perché veniva da laggiù, quella giù è via di Castelletti dove c'è il ponte. Qui siamo lungo il Vingone. Qui c'erano delle canne parecchio alte che impedivano la vista del fiume. E qui praticamente c'era questa Giulietta che fu abbandonata, fu abbandonata quando fu uccisa la coppia con l'indicatore di direzione acceso. La famosa strada che percorse Natalino, cioè oggi vediamo una netta differenza fra questa strada e quella, vedete ci sono i guardrail, quella è la strada che praticamente porta al De Felice e che è lunga 2 chilometri. Vedete quelle montagne laggiù, la casa di De Felice è là. C'è gente che ancora crede che Natalino al buio sia andato da solo quella notte. Lasciamoglielo credere, voglio dire. A quei tempi era tutt'uno, cioè era tutto praticamente tutto sterrato, non a questi livelli perché veramente abbiamo avuto difficoltà a camminare. Il problema di cui stavamo parlando prima è che non si può percorrere in macchina il pezzo che ha fatto Natalino. Da qualche anno a questa parte non si sa perché hanno chiuso. Ma praticamente ora io mi sposto di lato praticamente, e salendo qua, ecco, fece anche delle foto a dicembre quando venni. Qui siamo sulla strada che porta al De Felice. Ovviamente asfaltata, ma chiusa al traffico. In motorino e in bicicletta ci si può percorrere. Laggiù c'è, da qui, secondo la testimonianza di Natalino, vide la lucina. La lucina è stafava. Io da qui non vedo nulla. Vedo delle case in lontananza. Purtroppo con il cellulare sembra ancora più lontano. E guardate, cioè praticamente là si ricongiunge con la strada principale, però ci sono dei blocchi che permettono l'ingresso alle macchine. Sarebbe stato comodissimo poter salire in macchina e andarci, magari andando piano e tutto quanto. Ora mi consulterò col mio collega Corti per vedere se abbiamo voglia di fare i 2 chilometri a piedi, allora, come Natalino. A parte 2 chilometri, cosa ne dici? Commenti no, tuoi. Allora, laggiù le case sono lontane, si vede che sono lontane. Ora qua ci sono delle case che nel 68 probabilmente non c'erano, a parte che... La Villa Castelletti c'era. Villa Castelletti c'era. La casa del contadino, dice, c'era. Probabilmente sì, la casa del contadino c'era, e forse anche quella sulla destra sembra come stile una casa più ristrutturata che nuova. Sì, molte ovviamente di queste case che vi stavo facendo vedere non c'erano. Ora forse quella bianca sta di casa colonica, questa bianca qui poteva esserci, magari non era quella ristrutturata. A destra, sicuramente quella a destra, perché come stile probabilmente una casa sì. Colonica ristrutturata quella. Quindi sì, vabbè, non erano a uno sputo, ma nemmeno, cioè qui si parla di 150-200 metri contro 2 chilometri laggiù. Là, ecco, dove vi inquadro, c'era la Giulietta, praticamente. Poi... Cioè, no, comunque il fondo è veramente assurdo. Camminarci è faticosissimo. E che dire? Saluto Simona Geri che sta seguendo. Ciao sorella, ti sta piacendo? Non c'è il sole dell'altra volta, c'è un po' di vento anche, però... Per adesso per fortuna non piove. Niente, Castelletti di Signa, 21 agosto 68, l'anno prossimo sono 50 anni, 50 anni anche di inizio di cazzate dette nelle peggio maniere, insomma. Adesso chiudiamo questa diretta per riprenderla dopo, probabilmente per il De Felice. Adesso io mi tolgo le scarpe, percorro coi calzini tutta la strada. Poi arrivo sotto casa il De Felice, pretendendo che esista ancora su De Felice, che ci avrebbe 120 anni, si deve affacciare e gli devo dire, aprimi perché sono stanco di leggere tutte le stronzate dei gruppi dei forum sul mostro di Firenze. La mia pazienza è morta. E poi si vedrà come finire. E avrò i calzini, come diceva Bevacqua, perfettamente puliti, ovviamente.
Bene, dopo questa prosopopea di minchiate, sospendiamo la diretta. E anche oggi c'è il deserto, ma comunque si può rivedere in differita. A dopo. Allora, abbiamo percorso circa 400 metri, siamo arrivati, stiamo percorrendo la strada che avrebbe fatto Natalino con Stefano Melico il padre. Si legge nei libri che praticamente a un certo punto c'è un ponticino al 400 metro. Quando fu portato Stefano Melico a ripercorrere di giorno, 2 o 3 giorni dopo il delitto, poi fu riportato anche nell'85 addirittura, lui a questo punto non sapeva più dove andare. Anche se la cosa però è strana, perché imboccando il ponticino praticamente si va decisamente totalmente a destra, cioè si cambia proprio strada, che è vero che conduce anche laggiù a delle abitazioni, però qui la strada anche qui non è proprio dritta, fa una curva laggiù come vedete, il guardrail aiuta a capire praticamente, quindi sto ponticino che all'epoca già esisteva, lui si fermò qui, Stefano Mele, senza ricordarsi se avesse o no fatto il ponticino per poi continuare a sinistra là, anche se, ripeto, è troppo difficile fare dei raffronti a 50 anni di distanza e non si può capire a quei tempi a che servisse sto ponticino. Il ponticino serviva a guardare il fiume, e comunque anche quando fosse tutta stata una strada unica, a un certo punto uno che stava percorrendo qua e voleva andare là doveva passare il ponticino. Ora bisogna capire il ponticino a cosa si poteva servire, cioè perché Stefano Mele si imbrogliò, te che dici? No, il ponticino, intanto qui c'era traffico come più o meno ci sono adesso. Il ponticino ovviamente magari serviva per quella strada che c'è sterrata, sì, che porta laggiù, anche laggiù ci sono delle case, ci sono, quindi bisogna vedere se c'erano all'epoca. E quella laggiù c'era. Nulla, praticamente, lo sai che mi sembra quella laggiù la casa di De Felice? Quella laggiù. La due piani laggiù? Quella laggiù. Vorrei dire una cazzata, ma mi sembra. Ora si ricontrolla. Però, quando parlano di 2 chilometri, sono 2 chilometri percorsi, ma in linea d'aria forse un po' meno. Ma io ho visto 1000 volte i video, oppure ho visto anche su Google Maps, io la riconosco quando manca poco. Cioè praticamente loro dopo il diritto hanno preferito fare questa lunga strada al buio, però impiegandoci qualcosa come 2 ore. Il diritto si è consumato poco prima della mezzanotte, Natalino sono nel campanello alle 2 di notte, quindi bisogna vedere quelle 2 ore cosa è successo. Che noi facendo questa camminata così ci mettiamo 20 minuti. La strada non era così bella, asfaltata e pulita, teniamo conto anche di questo. C'erano interruzioni, sacchi di cemento in costruzione, la strada era proprio disastrata, per cui c'è anche da capire quello, bisogna vedere se sono fermati, quante volte e perché. Però io ho la sensazione di vederla la casa del Felice. Anche la lucina? La lucina? La lucina no, è di giorno, però da qui si vede la fine. Bisognerebbe rileggere il libro di Powerful, che a un certo punto descrive benissimo la strada come era all'epoca. Lui aveva fatto le ricerche all'istituto geografico, aveva messo anche delle mappe sul PDF. Quello sarebbe interessante riguardarle. Cioè com'era e cosa avevano cambiato. Solo che è un libro lunghissimo. Non si fa una ricerca, va? Oggi non ci sta cacando praticamente nessuno. Con questo abbiamo scelto praticamente la trilogia dei luoghi dei delitti di chiuderla così. Un commento di Diego Terranova. Non lo leggo, però forse non l'ha fatto a questo video. Quindi qui c'è un traliccio. Io in lontananza la vedo quella casa ed è felice. Perché la casa rimane proprio davanti. Sì, rimane, sbatti in muso, te attraversi la strada e oltre che aver scelto quella perché è proprio, ci batti in muso davanti,
c'era una lucina. E poi lui aveva la luce accesa perché c'aveva il bambino piccolo che non dormiva. Quindi casualmente lui era in piedi, non era a letto e fu svegliato dal campanello, capito? Ora potremmo anche vedere se non c'è qualcuno a cui disturbiamo il portone da vicino, i campanelli di altezza, tutto quanto. Allora, De Felice abita al piano 7. L'interno è il campanello. Com'è il civico? 156 o 158? Non so chi c'è. L'interno numero 1, aspetta, guarda. E quella si chiama via Pistoiese, mi pare. In un primo tempo si era deciso di arrivarci con la macchina da un altro punto, cioè si è passato da dietro. Ma invece alla fine, buonasera, facciamo una ricca passeggiata. Effettivamente la cosa mi salta all'occhio è che la strada qui è veramente rettilinea. Qui siamo veramente in un rettilineo che probabilmente permette di vedere una lucina, perché quando si è fatto la prima parte c'erano delle curve. Ora non è uno dei video più divertenti che abbiamo fatto, però vabbè, nel frattempo possiamo narrare, no vabbè, non raccontiamo niente di ciò che tutti già sanno. A me Natalino Mele da solo sto pezzo non l'ha potuto fare. No, secondo poi me buio, no. Al buio, completamente di buio. Al buio, no. Poi un... non dimentichiamo una cosa, lì ci abitava anche Vargiu. Abitava Vargiu, ma non proprio in quel palazzo. Ah, beh, è lì. Alcuni la considerano una coincidenza. Una coincidenza. Però Salvatore Vinci e Vargiu, che erano Pappa e Ciccia, molto sembrerebbe che hanno detto fallo andare là Natalino, non spudoratamente da Vargiu, se no si sarebbero messi una merda completamente. Cioè Vargiu in quelle serie andava con Salvatore Vinci, Nicola Antenucci e tutta sta gente di qui, che alcuni lavoravano anche con il Vinci nella sua ditta, stavano tutti alla Briglia, andavano al bar sport della Briglia e poi andavano a giocare a biliardo al circolo Acli a Prato, che ancora non si è mai capito qual è, perché ce ne sono tanti. E nulla, praticamente fare il delitto, far portare Natalino a casa del Vargiu, che poteva distare due civici da quello del De Felice, era un po' troppo spudorato e pericoloso. Cioè, quindi lo hanno fatto andare in quella direzione. Salutiamo Sabrina Ventriglia, Claudio Guarducci che ci sta guardando. Ciao Claudio e Sabrina. E anche Diego Terranova si è appena collegato. Nulla, noi stiamo proseguendo il lungo tortuoso cammino che aveva fatto Natalino all'epoca. C'è da capire, Pizza Mercatale, là, il circolo del biliardo. Ah, Piazza Mercatale. Ah, lo sai forse che osa? Il bar dei Sardi, che credo dove c'è il giardino del tè. Che lo chiamavano il bar dei Sardi, la Ghiribelli quando parla di quel bar lo chiama il bar Rolando, però a me risulta che quello lì si chiamava Circolo Renzo Gori. Io ci andai anche nel 91, era piccolino nell'angolino di Piazza Mercatale, proprio nell'angolo dove finisce. Oggi c'è il giardino del tè, locale lussuoso. E allora probabilmente andavano a giocare a biliardo lì in questo bar dei Sardi, detto bar Rolando, così come lo chiamavano loro, ma che non si chiamava bar Rolando. Perlomeno fino agli anni 80 non si chiamava assolutamente così. No, cioè questa cosa l'ha suggerita Claudio Guarducci nei commenti. Che praticamente la mia passione per il mostro è cominciata con quella curiosità di dove era il bar dei Sardi. Che io ricordo a 20 anni c'entrai anche a prendere sigarette una sera con una mia. Addirittura ci sono anche i cavalli. Ah, mi sono scordato di togliere le scarpe, va bene lo stesso, vai. Vedi, ci sono questi cubi per impedire il traffico automobilistico. Però con un motorino e una bicicletta nessuno impedisce. Qui c'è il secondo ponte.
qui cosa troviamo adesso? Questo è nuovo, ma laggiù c'è qualcosa che ora bisogna capire cos'è. Sì, 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 ma io la vedo già, la riconosco, sì. Non quella lì dove c'è la porticina, vedi c'è la finestra e sotto c'è il verde, no, sulla destra. Perché? Sì, ma noi ora non la vediamo perché ci sono quei due alberi in mezzo alle palle, vedi un albero davanti all'altro. È lì, se non ci fossero quegli alberi si vedrebbe bene. Qui c'è un altro ponticino che c'era all'epoca, non lo so, però nel libro di Powerful parla di due ponticini infatti, lungo il percorso. Uno era quello dei 400 metri dove Stefano Mele si imbrogliò e non sapeva più dove andare. E uno è questo. Purtroppo non possiamo fare dei raffronti non avendo la mappa o foto dell'epoca di qui. Qui non abbiamo idea di come potesse essere la strada. Mentre qualche foto del punto del delitto c'è, esiste. Vabbè, parla anche te di qualcosa. Ma le scarpe mica ce l'aveva, le hanno ritrovate in macchina. Io questa cosa non l'ho mai... Mi sembra di sì. L'hanno ritrovata in macchina. Mi sembra di sì. Non è uscito di casa senza scarpe, un po' in parole, ecco. Però ovviamente non, quando fu preso le scarpe non gli furono messe perché fu preso di... No, lui cammino, poi venne preso dai babbo, non si preoccuparono di queste scarpe, rimasero in macchina. Quindi la mia scarpa del tempo a metterle scarpe. Dentro casa di De Felice lui era senza scarpe. E qui ci fu la famosa storia dei calzini, erano sporchi, usurati, solamente consumati, totalmente distrutti. Io sinceramente, nonostante la strada sia asfaltata e per bene, non immagino un paio di calzini come possono ridursi a fare tutto sto pezzo. Lo stiamo facendo insieme a voi in collegamento apposta per farvi capire. Io più vo' avanti più mi pare improbabile che ci sia. Queste sono le canne che potevano essere, sì, erano esatto. A questi livelli qui le canne nel punto del dritto, forse un po' più basse. Qui siamo veramente troppo alte queste. Ma le canne sono così. Di solito crescono così. Inizio a vedere proprio la casa. Dicevo, dell'amico disse che i calzini erano puliti. Lo disse dell'amico, ma lo disse anche Bevacqua. Sì, sì, lo disse anche Bevacqua, certo. Mi pare che dell'amico dava ragione a Bevacqua quando lo disse nel processo di Facciani. Però con tanti dubbi, secondo me. Ma della mia era lo disse, che ha detto erano puliti. C'è un'intervista su YouTube, si trova. Sto pensando, perché Bevacqua, che difendeva Pacciana, aveva interesse a far credere che i calzini fossero puliti, al contrario di tutti quanti. Sto cercando di collegare sta cosa, sto motivo. Perché già... Lui difendeva Pacciani, ricordo, doveva dimostrare che Pacciani qui non c'era neanche venuto. Ma i calzini puliti... Dei calzini puliti già si sa, prima si sa che ha processo Pacciani, capito? Quindi la maggior parte delle fonti però parla di calzini usurati e sporchi. Cioè, chi sosteneva i calzini usurati e sporchi è come se avesse voluto far credere che il bambino sia stato portato da qualcuno, ma non c'entra nulla, anche questa è una cazzata. Può essere stato benissimo portato dal padre, che probabilmente non c'aveva la forza per 2,5 chilometri di tenerlo in braccio, e allora lo prendeva in braccio, poi si stancava e allora lo faceva camminare un pezzettino, poi lo ripigliava in braccio, quindi può essere benissimo venuto col padre con i calzini sporchi. Io perché non l'avevi messo sulle spalle come le pecore. Sì, ma per tutto il tempo? Ma non lo so, non credo. Magari bisogna vedere la... cioè, secondo me lui lo ha accompagnato, ma non sempre in braccio. L'ha preso in braccio, l'ha preso a cavalluccio, l'ha fatto camminare un pezzettino. Poi per sporcarsi i calzini basta anche 50 metri sul terriccio, capito? Quindi non è vero calzini sporchi, andato da solo, calzini puliti, portato da qualcuno. È proprio una minchiata. È lì che ci sono tanti esperti, ci si sono persi su questo dogma del cazzo, parlando male. Ma ci siamo quasi. Lui ovviamente lo lasciò qualche centinaio di metri prima, praticamente non l'ha portato fino al ciglio della strada, la vedi quella lì davanti, ci battiamo il muso, quella si chiama Pistoiese, e quello lì dovrebbe essere civico 156 o 158, ora non ricordo a memoria, è davanti a noi il portoncino, ora lo vediamo, ora sul cellulare sembra più lontano, però
qui probabilmente in questi pressi qua poi parlavano che c'erano delle costruzioni di case ai lati, ma quali sarebbero? Perché c'erano i cementi interi, praticamente loro parlavano che c'erano delle case in costruzione e si chiedevano perché Mele non lasciò il bambino in una delle case laterali alla strada. Sì, laterali, però sì, ma alcune erano vicine, però non ci si è fatto. No, no, sulla sinistra si parla. Qui sono lontane, ma probabilmente laggiù ce n'erano alcune più vicine, non si è fatto sì, caso. Allora, attraversando il ponticino laggiù, potevi arrivare a quella casa, là? Sì, per esempio. Sì. Però loro continuarono dritto. Sì, perché ci stava il bar giù, forse. Quello è una bella coincidenza pesante. Cioè, avete visto dov'era Villa Scastelletti, che era anche un orfanotrofio, non so se all'epoca lo era, o non lo era più, però si sta cominciando a vedere la casa del De Felice. Che poi sto De Felice, ora chissà che cazzo. Cioè, il figlio del De Felice, facendo dei conti, oggi avrebbe l'età di Natalino. Non so se era più piccolo. Era nel 68. Quindi potrebbe essere del 66, aveva due anni. Avrebbe 50 anni. Oggi è tuttora vivo e vegeto esistente. Credo. Però cosa ci può dire uno? Cioè, che aveva due anni all'epoca, sa una sega lui, capito? Ah, io non sono mai più abituato. Questo è un video lungo e monotono, però andava fatto, ragazzi, perché non capita tutti i giorni questa occasione. Lo so che non c'è la varietà e la curiosità di quei tempi. Le case sono vicine queste. No, sono. Queste sì. Questa è una casa nel 68 esisteva. Sì, la voglia. Quindi sì. La visita a Signa sta facendo veramente aumentare la convinzione che è stato voluto portare là. Poteva lasciarlo qui, ma non poteva lasciarlo spudoratamente dal bar giù, che probabilmente stava in quei palazzetti accanto lì o quello là. Signora, li vediamo un po' tutto. Sì, questa cosa. Le idee di ricontrollare le cose ci vengono quando si vedono realmente dal posto. Che ci fa sta macchina? No? Ah no, ma qui è transitabile. Ma da dove comincia a essere transitabile? Dal ponte, là. Probabilmente sì. Allora un pezzo si può fare, però arrivare qui come si fa? Ah, no. Poteva passare dalla strada principale, entrare qui e fare l'inversione. Facendo il giro così, un quadrato, anzi un rettangolo più o meno. Sì. Si arriva. A saperlo si faceva la macchina. Però, ma potrebbe essere anche un'alternativa usata a quei tempi per riprendere il mele. Sì, a voglia. Una volta portato a voglia il figlio. Però il Mele stava ben attento a non farsi vedere in là. Vabbè che erano le due di notte e che per caso uno era sveglio. E nulla, vedi? Ci vede già anche il portoncino. Casa bianca lì. Con due piani. Tu stava. No, Diego Terranova, un omaggio alle cazzate sul Vargio. È importante quello che state facendo, bravi. Grazie. Salutiamo Diego. Ciao Diego. Adesso siamo proprio nei pressi e purtroppo dal cellulare si vede lontano. Questo è un video, come ho detto prima, un po' monotono, lo so ragazzi, però rendetevi conto allora della camminata che ha fatto Natalino. Se è andato da solo come pensate. Io lo escludo. No, è impossibile. È impossibile secondo me. Magari un bambino in quel momento, in quella situazione di animo che aveva, la cosa che gli interessava di più era raggiungere il prima possibile qualcuno, qualcosa. Una luce o... Una luce, un qualcuno. Si sarebbe fermato prima da solo. Non può aver fatto questo tratto qui. Ma si sarebbe fermato a quella casa lì. A quella casa lì, ma poi anche prima ancora, forse, capito? Usando la logica di un bambino. Lì, qui c'è stato portato. C'è stato portato, non esiste, dai. Calzini sporchi li può avere anche se fai 50 calzini sporchi, fai scalzo, altro che ma poi mettiamo che Stefano Mele l'ha lasciato qui dove c'era questa, qui c'è anche un'altra casa sulla sinistra, c'è da capire come è stata costruita praticamente. Allora, qui su questa strada c'è stato l'omicidio, quindi secondo me non c'è rimasto in mente. Lui si è infilato su questa strada qua, è stato ripreso con la macchina a quattro ruote. Con la macchina a quattro ruote qualcuno lo ha salito
non la sa prendere, forse SV. L'ha caricato. Come direbbe in mesi. Questa è una casa praticamente. È una casetta molto carina. Ci stiamo avvicinando veramente al portoncino famoso. Madonna, come sembra lontano dal cellulare. Qual è la differenza? Sì. Cazzo, è il doppio lontano. Sì, in realtà l'abbiamo sotto il nutropollo che ci siamo sotto. Ma da cosa cazzo dipende sta cosa, questa prospettiva così diversa? È troppo. Dalla fotografia. Ora, siccome si è fatta una bella cabinata, ci meritiamo anche di poter stare in pace lì sotto, che nessuno ci venga a cacare il cazzo. Quindi si dice che fosse al pian terreno o al primo piano? Al pian terreno sembra che ci sia De Felice, sopra il padrone di casa. Boh, ora comunque ci fermiamo. Perché comunque si affacciò, sembrava che si fosse affacciato, però da come ne parla dall'alto. Da come ne parla dall'alto, sì. Io all'inizio ho sempre intuito questo, poi sembra che qui lui abitasse al piano terra e al secondo piano il padrone. Comunque adesso rileggiamo un pochino le cose, va. Negozio di cacciatore. Quindi qui praticamente il mostro potrebbe aver comprato di pesca sarebbe. 154, via del Vingore 154. Sediamoci un attimo per riposarci. Sono sentito. Addirittura c'è una macchina che si sta parcheggiando, che probabilmente potrebbe essere una persona che abita lì. Quindi togliamola per un attimo l'inquadratura, va? Ci avessero a cacare il cazzo dopo tutta questa camminata di qui. Questa è la casa di Felice. Intanto mi rileggo alcuni dati di Powerful. Cioè. Vediamo un po' i dati di Powerful. Guardate i nomi sui campanelli. Sì, Diego, lo faremo. È che c'è una macchina che si è parcheggiata proprio lì, non si capisce che sta succedendo. Ah, sta cedendo una signora perché probabilmente abita in quella palazzina. Come potete vedere. Ci guardano tutti, o ci pigliano per i finocchi, boh. Come i tedeschi a giocoli, guarda. Come stai qui, ci sta mezz'ora a scendere dalla macchina. Ci hanno 200 anni. Guardiamo i nomi su campanelli, sì, bisogna però... O fai una foto te, Leandro, al gruppo di campanelli mentre fa la diretta, vai. Sì. Fai una foto Leandro al gruppo di campanelli. Questa signora è scesa ma non va nel portoncino, quindi non c'entra un cazzo. Adesso possiamo andare via libera. Tanto chi ci vede a fare ste cose lo capisce che ne sono per questo motivo. Via. Ed ecco il portoncino. Addirittura, tutti cinesi. Hu Chao Hen, Hu Chao Ling, Mu Zi Xian. La faccia del cazzo. Altro è De Felice. Il De Triste. Ci arriva un bambino a suonare il campanello qui. Ma era così il campanello quei tempi. Sì, un bambino ci arriva. Non era questo, ovviamente. Però ci sarà stato un campanello. Sì. La scatola, cioè i fili dentro sono a questa altezza. Sì, l'altezza è così. Sì, il bambino ci arriva. Hai visto? Un bambino di quell'età lì arrivava anche al secondo campanello. Quindi 6 anni. Sì, ci arrivava, sei anni... dai. Oddio, dipende, se era qua sul no, qui, boh, qui ci arriva, ma sul no. Praticamente una palazzina tutta abitata da cinesi, incredibile, quindi non abbiamo neanche il timore di essere mandati a cacare, perché loro notoriamente non rompono il cazzo, perché se ci vedono qui nessuno di loro verrà mai a chiederci cosa ci facciamo. Niente, riguardiamola dal coso inverso. Ora si fa... la strada è questa. Via dei Sodi è la stradina. Portoncino del De Felice è questo, in esclusiva per il gruppo Mostro di Firenze e Diego Terranova. Ora cerca di capire dove era Baggio. Sì, intanto sospendiamo questa diretta che sta durando troppo. E si esclude un po' la cosa, vai. Noi spegniamo e vi salutiamo per il momento. A dopo. Mettiamo a sedere lì un pochino. Bene, stiamo percorrendo la parte finale
siamo tornati indietro e insomma abbiamo anche messo il programmino Runtastic sull'altro smartphone, infatti risultano essere adesso 2 chilometri per precisione. Siamo quasi arrivati al punto del delitto, corrisponde alla fine del guardrail sulla sinistra, cioè praticamente lì. Questa via delle palle, ponte alle palle di cui parlava Diego Terranova, noi abbiamo visto il cartello dopo un pochino che avevamo cominciato a rifare la strada, ed è il nome di questa strada. Ora, lui diceva che secondo lui il mostro aveva notato la Giulietta parcheggiata praticamente lì, perché ormai ci siamo, dove finisce il guardrail è lì sulla sinistra, cioè quindi qui siamo a Diego Tellito, e praticamente Diego secondo me commette l'errore di ragionare con lo scenario di oggi, cioè riprende questa via Ponte alle Palle, comincia laggiù, che questa strada non esisteva secondo me, e là c'è la strada principale. Quindi quello dice che lui ha visto il mostro a Ponte alle Palle, cosa vuol dire? La macchina era lì, laggiù c'è il ponte di via dei Castelletti, e più avanti, girando a destra, che non puoi con la macchina, come vedete là, si giunge qua. Quindi a quei tempi probabilmente non c'era nemmeno forse lo svincolo laggiù per venire in qua. Purtroppo non possiamo avere foto né riferimenti precisi in merito a questo discorso. Bene. Ora, forse sta diretta per rifare la strada indietro. Aioi. Si ammazza altro che... Ecco, praticamente qui. Strada di là. E Natalino camminò qui, non quella asfaltata, non c'era, era qui. La strada era tutta così. Proseguì a diritto. Sì, era così, era tutt'uno, là c'era praticamente la strada slargata. Laggiù c'è il punto, ora noi torniamo alla macchina. Ora ci dirigiamo al cinema di Piazza Michelacci, dove la coppia andò al cinema, dove andò a vedere il film Nuda per un pugno di eroi, prima di venire qua. Bene, siamo adesso in Piazza Michelacci. Quello che vedete è il cinema Giardino Michelacci, quello che era il cinema dove andò la coppia con Natalina a vedere il film Nuda per un pugno di eroi. Oggi non c'entra niente, hanno lasciato chiaramente il muro con l'insegna dell'epoca. Come vedete dietro praticamente non c'è niente, accanto c'è una gelateria e lì ci dovrebbe essere un negozio o di piante o di vestiti, ora non ricordo. Siamo rimasti in macchina a fare questa diretta perché c'è la gelateria, ovviamente ci guardano. Vabbè, no, non c'è neanche posto. E poi non c'è neanche posto per parcheggiare. Comunque nulla di interessante. L'insegna. Questo era il cinema dove andarono a vedere il film, che dista 5 km e 4 dal luogo del delitto. Bene, vi salutiamo allora per il momento. Se ci viene altre cose, lì mettila lì, Leandro, posto la panda. Se ci viene in mente altre cose ci risentiamo, se no vi salutiamo qui.